siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando un'altra bellissima messa in onore della Madonna, messa che si intitola Maria Vergine, causa della nostra gioia. Sapete che causa della nostra gioia è una delle oltre 50 litanie lauretane, causa della nostra letizia, causa della nostra gioia. E sapete anche che il primo ciclo dei misteri del Rosario si chiamano misteri gaudiosi, che sono quelli, diciamo, da tutti più polarizzati intorno alla figura della Madonna, tant'è vero che San Giovanni Paolo II, se vi ricordate, quando fece la riforma, diciamo, del Rosario aggiungendo i misteri luminosi, fece un'altra piccola variante. Per chi recita solo una parte del Rosario, mi ricordo che una volta il sabato e la domenica c'erano i misteri gloriosi, adesso il sabato ci ha messo i misteri gaudiosi, perché sabato è il giorno della Madonna, penso che lo sappiate perché, no? Sabato è il giorno di Maria, da tempo immemorabile nella tradizione della Chiesa, perché sabato la Madonna stette senza Gesù, quel tempo in cui rimase in preghiera in attesa della resurrezione. E San Giovanni Paolo II disse: no, il sabato diventiamo i misteri della gioia, perché sono quelli più mariani di tutti. E quindi per fare contenta la Madonna dobbiamo vivere questi misteri. I misteri gaudiosi sono tutta quanto un'esplosione di gioia, perché la gioia della Madonna all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele. Quello che abbiamo sentito nel Vangelo di oggi, la visita, no, di Maria Santissima. Appena la voce è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato addirittura di gioia nel mio grembo. Santa Elisabetta prorompe nel grido. La Madonna è magnifica. Poi il terzo mistero, Natale. Natale è la festa più gioiosa di tutte, insomma, la gioia del Verbo fatto carne. La presentazione di Gesù al Tempio, ecco, dove fa già capire che la gioia della Madonna è temperata dalla sofferenza, perché Simone dice: attenzione che ci sarà anche una spada che ti trafigge l'anima, pur provando la gioia di aver riconosciuto il figlio come luce delle genti e gloria di Israele. E poi il quinto mistero gaudioso, lo stesso anche lì, il dolore della perdita di Gesù e la gioia di ritrovarlo, e soprattutto la gioia che soltanto Maria e San Giuseppe hanno vissuto. Voi immaginate a vivere 30 anni con Gesù Cristo dentro casa, in persona. Io dico sempre, se vuoi, sì, l'invidia è un peccato, non si può avere, d'accordo? Però io un po' di invidia per San Giuseppe, detto fra me e voi, un pochetto di gloria. San Giuseppe si è vissuto una vita accanto a Gesù, accanto alla Madonna. Voi sapete che San Giuseppe poi è il padrono della buona morte, lo sapevate? Lo sapete perché? Perché San Giuseppe è morto prima che Gesù cominciasse la vita pubblica, quindi figuriamoci, è morto dalle braccia di Gesù e vicino alla Madonna. Alle 21 circa, le 21 sapete che è l'ora di San Giuseppe, no? Le 21 di sera, ogni ora della giornata, sapete che le 9 è l'ora dello Spirito Santo, perché erano ascese lo Spirito Santo, le 3 è l'ora di Gesù, perché le 3 Gesù è morto, no? Le 5 è un'ora mariana, perché alle 5 la Madonna è apparsa a Santa Caterina pure, le 21 è l'ora di San Giuseppe. Quindi dove c'è la Madonna c'è la gioia, che da dove viene? La gioia viene da un'esperienza profonda di contatto con Dio, che la Madonna ha vissuto nel massimo grado possibile. Si parla di gioia, attenzione, non di piacere. Non sempre quello che ci mette in contatto con Dio ci arreca un piacere sensibile, anzi non troppo spesso. La gioia è un fatto interiore. La gioia può andare d'accordo con la sofferenza, perché in ogni, lo sapete che noi diciamo il rosario, perché il fiore della Madonna è la rosa. La rosa è un fiore bellissimo, un fiore profumato, ma punge, c'ha le spine. È significativo, no? Vedete, la Madonna di Lourdes, questa è la Madonna di Lourdes, è rappresentata sempre, lei passa proprio così, con le rose d'oro sui piedi, è circondata di rose, no? È un fiore di Maria, perché bellissimo, profumatissimo, ma punge. Quindi vuol dire che per gustare la gioia dell'amicizia con Dio, detti in altre, bisogna essere disposti a volte a qualche piccolo sacrificio, a rinunciare di qualcosa di apparentemente bello, ma che però tu lo gusti. Ecco, io ho fatto ai giovani, facevo tante, l'ultimo campo che ho fatto ai giovani, adesso lo racconto, vi faccio vedere, una canzone di Vasco Rossi e una canzone invece di un gruppo di ragazzi che erano pazzi scatenati più o meno con Vasco Rossi e che però si sono convertiti, hanno scritto, avevano fatto proprio dei testi che erano sovrapponibili uno dinanzi all'altro. Quindi cioè, ma Vasco Rossi è l'emblema di chi si diverte, che si sfrena, insomma così, no? Però alcune canzoni che ha scritto, se voi le sentite, possono essere anche musicalmente belle, sono veramente da disperati, d'accordo? Perché si sente il cuore, cioè, di un uomo che non è felice. E invece questi ragazzi, che erano sgangherati e che hanno ritrovato il Signore, scrivono delle canzoni bellissime, poi facendo una musica abbastanza rocchettata. Quindi questo per fargli capire come
non è vero che se uno si dà la mazza gioia e dice di sfrenare poi sarà felice, perché se lo fosse scriverebbe delle canzoni differenti, d'accordo? Ecco, invece l'incontro con il Signore può passare attraverso qualche strettoia, però ci produce sempre la gioia e la pace nel cuore. Una delle prossime messe che faremo, uno della Madonna è appunto il regno della pace, che la gioia e la pace, che sono due dei più grandi distintivi della presenza di Dio, la Madonna che è vissuta in pienezza, ce li porta, e quando uno vive in comunione con lei, con Gesù, inevitabilmente li gusta nel cuore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.